Justin Bieber, Ed Sheeran mi deve una canzone. Sono amici da molto tempo, ma un duetto tra loro non c'è mai stato, cosa stessero aspettando Ed Sheeran e Justin Bieber ancora non si sa, ma sembra che adesso il cantante canadese abbia lanciato il guanto della sfida. L'episodio della mazza da golf. L'amicizia tra Justin Bieber ed Ed Sheeran è cominciata molti anni fa e una cosa che ha cementificato il loro rapporto è stato l'amore per i party e l'alcol. Questo mix, nel loro caso, ha fatto sì che le serate a volte prendessero una piega inaspettata, non sempre piacevole. Come quando Ed Sheeran, dopo essersi scolato diverse birre e innumerevoli cocktail, ha colpito Justin Bieber in volto con una mazza da golf. A discolpa del cantante londinese bisogna dire che è stato Justin il primo a mettersi una pallina in bocca, sfidando ed a centrarla senza prendere anche lui. Tendenzialmente quando si è sobri e si è bevuto solo dell'acqua, si dovrebbe evitare di andare da una persona che fino a qualche minuto prima stava dando fondo alle ultime riserve del bar e chiedergli di colpire con una mazza da golf una pallina che si trova nella tua bocca. Realisticamente parlando il risultato può essere solo uno, farsi male, ma molto male. Infatti Ed Sheeran ha colpito Justin Bieber esattamente dove avrebbe dovuto, ossia in faccia. E l'episodio non è stato affatto dimenticato dal cantante canadese. Quando ricordano il magico momento della mazza da golf, Ed Sheeran e Justin Bieber hanno ancora voglia di ridere e scherzare. Il cantante canadese, lungi dall'essere infuriato, ha anzi deciso che per lui e il suo BFF è arrivato il momento di cantarci sopra, ovviamente voglio che scriva ancora canzoni per me in futuro. Ho capito che ci sono moltissimi artisti che vogliono lavorare con lui ma noi siamo amici, e me lo deve visto che mi ha colpito con una mazza da golf. L'episodio era avvenuto in Giappone, e no, non è stato mai dimenticato. Il declino e la risalita di Ed Sheeran. L'amore di Ed Sheeran per l'alcol è cosa nota, e ovviamente non è stato un fattore positivo nella vita del cantante. Nel suo caso, infatti, non si trattava di un bicchiere di vino a sera, ma di esagerazioni continue che l'hanno portato anche a stare male. Per questo, tempo fa, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della musica e rimettersi in carreggiata. La mia scelta di prendere una lunga pausa è stata una risposta all'abuso, che stavo facendo, di alcol e droghe, ha detto in un'intervista, quando stai così male ti circondi di persone che quasi non conosci nemmeno. Alla fine del 2015 stavo malissimo, bevevo tonnellate di birra, non ero in salute e non provavo più piacere per nulla. I miei amici sono stati un campanello di allarme, mi dicevano di stare attento, ma purtroppo le loro parole sono servite a poco. Tutto ciò di cui avevo bisogno era di un anno sabbatico in cui staccare la spina e capire cosa conta veramente nella vita. Ormai passavo da camerini a palcoscenici a hotel in un circolo vizioso senza fine, non sapevo più cosa fosse vivere davvero.